Ciao a tutti i necini, siamo qui in un nuovo video di Pesca dalla scatola di Blind Bags. In questa puntata andremo ad aprire 6 nuove Blind Bags insieme e niente, se vi siete persi quelli precedenti li trovate sul mio canale o sulla mia playlist di Pesca dalla scatola di Blind Bags. Quindi appunto, se ve li siete persi li trovate tutti lì e non perdetevi le prossime puntate. Allora, in questa puntata noi andremo ad aprire una di questi qua dei Doki Doki orsetti squishy, poi andremo ad aprire alcune di queste, non so quante possiamo aprirne, tre penso. Allora, possiamo aprire tre di queste e poi andiamo ad aprire uno di questi gelatini e un altro macaron. E tutte queste le andremo ad aprire la prossima volta, che credo sarà l'ultima puntata di questa serie, e poi ce ne saranno ovviamente altre di serie. Eccoci qua e incominciamo. Questa è la prima blind bag di oggi, prezzo 2,99 euro, la trovate in edicola e sono Tsum Tsum Spinny. Allora, chi mi manca? Dunque, mi manca uno, due, se non sbaglio, sì, poi 3, 4, 5, 6, 7, 7, me ne mancano 7. Vediamo se riesco a completare la mia collezione oppure no. Allora, qui chi abbiamo? Buzz Lightyear è uno che mi mancava tra l'altro. Ed è un metal, se volete leggere, questa è la sua descrizione. E i suoi oggettini sono questi qua, un anello e un birillo. E poi questo è lui, oh, è troppo carino. Allora, è metal, blu metallizzato, e è veramente carinissimo, fatto super super bene. E quindi top, la prima è andata benissimo. Poi, seconda Tsum Tsum, avrei davvero tanto voluto avere Trilli Tsum Tsum Spinny, sarebbe stato carinissimo. Ditemi quali tra questi vi piacerebbe trovare. Allora, gli oggettini sono questi due, giallo e arancio fluo. Li abbiamo trovati insieme. Abbiamo trovato Woody, che strano, trovo sempre a coppie, Sally e Mike, e ora anche loro. E anche la scorsa volta ho trovato due di Cars, non so perché, però li pesco a caso. Avete visto anche voi, però li trovo sempre a coppie, che cosa carina. E questo è Woody di Toy Story, e questa è la sua card. Queste sono fatte così, e è veramente adorabile anche lui. È uno dei miei personaggi preferiti, quindi top. Ora andiamo ad aprire i Doki Doki Squishy. Allora, questi li ho già aperti e recensiti, quindi non mi dilungo oltre. Lo apriamo e vediamo chi troviamo questa volta. Ah, ok. È blu. È blu, quindi è un maschietto in teoria. Stando ai colori, appunto, il blu è maschietto, invece gli altri rosa e viola sono femminucce. Questo è nuovo, non ce l'avevo. Era anche uno dei miei preferiti, perché è quello che sta sdraiato. Si chiama Sunny. Allora, a questo punto mi manca. Non mi ricordo se ho lui, sinceramente, però mi manca lui sicuramente. E basta. Questi due credo mi manchino, però vorrei tantissimo trovare lui. E niente, questo è Sunny e la sua scheda è questa. E gli piace il limone. Eccolo qui. Sta tipo sdraiato così, è adorabile. E è verde e celeste. E questo dovrebbe essere un maschietto in teoria. Slow Rising, ma alcuni sono stati più Slow Rising. Vediamo di cosa profuma.
Questo si sa di limone. Molto buono. Ognuno ha un odore diverso in teoria. E questo è buonissimo. Quindi questo top. Andiamo con un'altra degli Tsum Tsum e poi passiamo agli slime. Già vedo che è uno nuovo ed è uno che mi piaceva un sacco ed è Pluto. Carino Pluto, mi piace un sacco, troppo troppo carino. E questa è la sua card, se volete leggere. E i suoi accessori sono questi due. Ora andiamo avanti con i Macaron Melmito Slime. Abbiamo questo qua che credo sia questo, perché è di questo colore qui. E poi abbiamo queste altre varianti e queste qui. Quindi sono molto curiosa di vedere com'è questo, perché dovrebbe essere blu e rosso, quindi due bei colori insieme. E costano 2,99 euro. Eccoci qua. Apriamo e vediamo com'è. Sì, è proprio quello. Infatti sono blu violetto, diciamo, e rosso. Questo si può anche togliere. Eccoli qua. Allora, si possono usare o separati o insieme. Io di solito li mescolo. E adoro questa consistenza a nuvola. E questi due colori insieme sono fantastici, quindi questo ve lo consiglio come colore. Anche se il blu potrebbe macchiare un pochino, perché ho visto che appunto il blu scuro macchia un po' le mani di blu. Ovviamente va via con l'acqua, però. Se non volete sporcarvi, insomma. E quindi lo mescoliamo un pochino. Molto bello. Ditemi se vi sono piaciute queste qui che ho trovato oggi, di cosine. Io adoro gli Tsum Tsum, ho trovato quasi tutti quelli che preferivo. E anche l'orsetto è veramente carino. Ditemi se queste serie vi piacciono e ve ne porto sicuramente altre sul canale. E ora andiamo all'ultima di oggi. Ecco qui, questa è l'ultima, la vediamo molto velocemente. Questi sono dei gelatini ice cream al Melmito Slime e ci sono queste varianti qui. Questa dovrebbe essere al limone, se non sbaglio. Crystal più fruttini, quindi finalmente vedremo sti fruttini come sono. E qua abbiamo queste altre varianti. E costano 2,99 euro. Andiamo ad aprirlo. Eccolo qui, un bel colore giallo. E vediamo qua sotto. Oh, eccoli i fruttini. Carini, questi sono perfetti anche per le creazioni in resina. Questi assolutamente non li uso per lo slime, ma me li tengo per la resina. E sono dei, appunto, dei fruttini fatti in fimo, se non sbaglio. Sono tantissimi, ci sono vari tipi di limone, arancio, fragola, banana, ciliegie, c'è cioè di tutti i tipi. Mela, ottimi, questi me li tengo per le mie creazioni in resina. Quando mai li rifarò? Probabilmente questo inverno. E ah, già, e niente, qua dovrebbe essere al limone e clear. Eccolo, non lo sto ad aprire troppo perché non voglio sporcarmi eccessivamente. Comunque eccolo qua. L'odore è fantastico, sa di limone e di, non so, è fresco, è tipo deodorante per ambienti. Mi fa sempre pensare a quello. E è veramente molto 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 bello. Quindi questo è tutto quello che abbiamo trovato in quest'altra puntata. Se vi è piaciuto ditemelo qui sotto nei commenti e ditemi qual è stata la vostra cosa preferita. Devo dire che mi sono piaciuti tutti questa volta, quindi non so quale scegliere. Probabilmente andrò con lui Metal perché mi piace un sacco. Però ditemi nei commenti qual è stata la sorpresa che avete preferito di oggi e quali avreste voluto trovare. Ripeto, se volete vedere le altre puntate di Pesca dalla scatola, le trovate sulla playlist sul mio canale. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, partecipate ai miei giveaway e fatemi sapere quali altri video vorreste vedere sul mio canale? E niente, io sarò ben felice di portarvi
nuovi video con nuovi contenuti se vi interessano. Io vi mando un grosso bacione e un salutone. Ci vediamo alla prossima. Ciao!